Ecco, come vedete loro sono già incuriositi da questa galleria che unisce le due gabbie. Se io la applico a questa porta, la porta è troppo grande e questo è troppo piccolo, però utilizzando le porticine piccoline potrei utilizzare, aprire un varco qui, vediamo se riesco a farvelo vedere, dove è più stretto, insomma, ecco. Qui ci sarebbero, apro una porta di qua e una porta da quest'altro lato, dove lo spazio, vediamo, dove lo spazio è minore, perché qui è troppo largo, forse faccio prima a farvelo vedere da qua. Ecco, vedete? Questo è molto largo e questo è più stretto. In questo stretto la porticina è perfetta, in questo largo invece no, rimane molto spazio. Quindi io apro un varco qui nella colonna più stretta e nell'altra voliera in corrispondenza e posso creare un passaggio tra le due voliere. I nidi sono stati legati con le fascette metalliche. Si possono rinforzare anche con del fil di ferro vero e proprio, forse è meglio. E abbiamo così un tunnel che serve a far passare i pappagallini da una voliera all'altra. Sono due voliere praticamente speculari uguali, per cui mentre una, quella che rimane vuota, diciamo, può essere lavata e disinfettata per bene. E poi farli ripassare da quest'altra parte. Come può servire per far passare gli uccellini da una gabbia all'altra senza doverli per forza acchiappare, che per loro è uno stress e anche per noi. Bene.